buongiorno anche voi. Quali sono le news di questa settimana di maggior rilievo in campo giurisdizionale? Allora, innanzitutto c'è stata una nostra proposta da parte anche del Consiglio Nazionale Forense in ordine anche alle cartelle esattoriali, un aspetto che colpisce noi cittadini che oramai siamo attanagliati, perseguitati, quasi come una forma di ossessione maniacale. C'è stato un emendamento da parte di alcuni esponenti delle forze politiche in ordine alla legge di bilancio che andrà in vigore e sarà varata nel prossimo anno 2018. Che cos'è la novità? La novità è che, se ben voi ricordiate, il termine prescrizionale per le odiate cartelle esattoriali era di anni 5 per quanto concerne multe stradali, per quanto concerne la TASI, l'IMU, la TARI, tutte le imposte, i tributi che riguardano qualunque fattispecie che attanaglia e soprattutto riguarda la sfera del cittadino, il termine prescrizionale ordinario era di 5 anni. Cosa è successo? Da un aspro dibattito che si è tenuto negli ultimi giorni, si è convenuto addirittura di aumentare il termine prescrizionale da 5 anni a 10 anni. Faccio un esempio. Prendiamo una multa. La signora Rossi prenderà una multa. La multa irrogherà subito l'estratto ruolo. L'estratto ruolo arriverà la notifica della cartella esattoriale a casa. Prima il termine prescrizionale era di 5 anni. Ora questo emendamento alla legge di bilancio prorogherà il termine prescrizionale normale per le cartelle esattoriali ordinario da 5 a 10 anni. Un orrore. Ciò significa che avrà tutto il tempo l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione di avviare fermi amministrativi dei veicoli, pignoramenti immobiliari, e non sarà altro che una mannaia a danno dei noi cittadini contribuenti vessati. La nostra proposta, innanzitutto, è quella, come ho scritto in una lettera inviata anche al direttore dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, di far permanere il termine prescrizionale da non più da 10 anni ma da 5 anni, anche per consentire molto spesso degli orrori, oltre che degli errori che vengono compiuti a danno dei cittadini, riguardanti contravvenzioni al codice della strada, imposte di registro non dovute, TARI non dovuta. Ci sono situazioni al limite della povertà, una povertà che oramai è a macchia di leopardo, e non possiamo consentire che un termine prescrizionale ordinario costituzionalmente sancito dalla nostra Carta Costituzionale venga leso. Quindi io, qualora ciò dovesse accadere, proporrò un emendamento ulteriore a questa proposta di legge di far aumentare il termine prescrizionale da 5 a 10 anni, ritornando, facendolo permanere da 10 anni a 5 anni, anche perché è una proposta di civiltà. Ma ancora più grave è che nel 2019, adesso è stata anestetizzata la clausola di salvaguardia riguardante l'IVA che permarrà sempre il 22%, però badiate bene, dal 2019 ci sarà un aumento dell'IVA dal 22 al 24 e anche quella dall'11 al 14. Cosa significa? Ci sarà una diminuzione dei consumi, saremo votati alla povertà, quindi è necessario innanzitutto sedare il legislatore in ordine al termine prescrizionale, anche perché il termine prescrizionale in tutti i paesi dell'Unione Europea è di 5 anni. Non riesco a capire come mai le forze politiche abbiano deciso di inserire questo emendamento killer, carnefice, da 5 a 10 anni. È chiaro che il termine prescrizionale di 10 anni consentirà subito l'avviamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di fermi amministrativi su beni mobili registrati, di pignoramenti immobiliari su beni mobili registrati, di pignoramenti immobiliari. E i casi limiti, quelli della povertà assoluta, dove sono stati commessi dei disastri non dovuti che i cittadini succubi, soggiogati, dovranno a loro spese dover pagare. Non lo consentiremo mai e faremo di tutto, io farò di tutto affinché il termine prescrizionale non sia di 10 anni ma di 5 anni. È una battaglia di civiltà giuridica. Grazie avvocato, Grazie è un anche a voi. argomento quanto mai scottante, Sì. sicuramente avremo modo di riparlarne. Grazie anche a voi.